Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e con un fatto davvero increscioso avvenuto nel corso del pomeriggio. Una coltellata al cuore per un diverbio per il traffico. È morto così a metà pomeriggio nel centro di Giulianova Lido Paolo Cialini di 47 anni. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è di Mosciano Sant'Angelo. Anche l'accoltellatore, un uomo di 60 anni, DDS, le sue iniziali, è di Mosciano, anche se originario di Bellante. Adesso è in stato di fermo per omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito, i due automobilisti erano nelle rispettive macchine, fermi all'incrocio lungo Viale Orsini, appunto al centro di Giulianova. La vittima deve aver suonato all'altro conducente per sollecitarlo a muoversi. Per tutta risposta ne è nata una discussione e il conducente che precedeva l'altro è sceso dalla macchina e ha colpito con una coltellata all'addome l'altro conducente, appunto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia diretti dal capitano Domenico Calore. I soccorsi sono stati inutili. L'uomo è stato rianimato dal personale sanitario del 118 ma ispirato all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova. Contiamo a minuti anche di avere delle immagini proprio dal posto, dal luogo appunto dove è avvenuto questo efferato omicidio. Ora però proseguiamo con il nostro telegiornale, sempre la cronaca. Operazione antidroga della polizia a Lanciano con 16 ordinanze di custodia cautelare, di cui 11 in carcere, emesse dal GIP Massimo Canosa. Il blitz è iniziato alle 5 ed ha sgominato una banda italo-albanese. 16 arresti, di cui 5 domiciliari, 34 indagati e un totale di 2 kg di cocaina purissima che sul mercato avrebbe avuto valore di circa 1 milione di euro, e il bilancio dell'operazione Arusha, che ha portato alla luce un traffico di droga che partiva dall'Albania, transitava per Padova e Rimini fino ad arrivare nel Frentano a Rocca San Giovanni, dove veniva nascosta in un bosco prima di essere smerciata. Il blitz degli 80 uomini della squadra mobile di Chieti e dei commissariati di Lanciano e Vasto è scattato all'alba di questa mattina, coadiuvato da un elicottero e dalle unità cinofile di Pescara ed Ancona, ed ha permesso di rinverire anche una serra con una mini piantagione di marijuana, anche questa destinata allo spaccio locale. Con questa indagine la procura di Lanciano e la polizia hanno sgominato una ramificata organizzazione criminale composta principalmente da albanesi ma anche da italiani, nella quale un ruolo centrale era rivestito da 3 donne, un albanese e 2 italiane, che avevano il compito di organizzare lo spaccio ed individuare i clienti. Come ha spiegato il procuratore di Lanciano facente funzione Rosaria Vecchi, il traffico di stupefacenti ad alta potenzialità lesiva viaggiava su gomma in quantità che andavano dai 100 ai 250 grammi per volta. Poi la droga veniva ceduta a pusher italiani che a loro volta assoldavano anche minori e che avrebbero preteso da un commerciante che consentisse la vendita in un negozio. In un caso, accertato anche dalle indagini, una donna tossicodipendente ha dovuto persino vendere il suo appartamento per pagare il debito accumulato per acquistare le dosi. L'indagine è iniziata nell'ottobre del 2015 con i primi 150 grammi di cocaina sequestrati ed è poi proseguita con altri sequestri fino a quello da 1 kg e 600 grammi effettuato a Rimini nel novembre dello scorso anno. Sembrava una famiglia in vacanza. Nell'auto c'erano sdraio, ombrellone, secchielli e borsa frigo, ma sotto al sedile del conducente anche un panetto di hashish del peso di oltre 1 chilo. La sostanza spacciata in dosi avrebbe reso dai 10 ai 15 mila euro. La sostanza avrebbe reso 10 o 15 mila euro. Il conducente, un 25enne pugliese, è stato arrestato. I finanzieri della sezione mobile del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti, diretti dal tenente colonnello Alberto De Ventura, hanno fermato la Volkswagen Golf condotta dal giovane in viaggio con moglie e figlio in un'area di servizio poco distante dal casello di Francavilla al Mare della A14. E ora cambiamo pagina, andiamo a Teramo, ci occupiamo nel prossimo servizio del Consiglio Comunale. All'ordine del giorno c'era il bilancio di previsione del Comune di Teramo. Il bilancio del Comune di Teramo viene approvato con un disavanzo economico di 22 milioni di euro.
Nonostante l'astensione di Fratelli d'Italia e della lista civica al centro per Teramo, l'approvazione passa con il minimo utile, solo 17 voti. Io dico che è un buon bilancio consuntivo, è un buon bilancio anche di previsione, perché alla fine tiene fermi alcuni elementi importanti che sono scuola e sociale, riduciamo di 5 milioni di euro il disavanzo, che non è poco, chiudiamo in attivo il consuntivo di oltre 8 milioni di euro, insomma devo dire che abbiamo lavorato bene. Bilancio fortemente criticato dall'intera opposizione. Politicamente è un grandissimo segno di debolezza. La maggioranza, dopo circa 6 mesi di crisi politica, viene in consiglio comunale ad approvare un bilancio con 17 voti favorevoli. È di fatto, dal punto di vista politico, il grande fallimento del sindaco e anche la dimostrazione di come questa giunta, appena nata, è già di fatto morta, durerà giusto il tempo di un'estate, solo ed esclusivamente purtroppo per prolungare l'agonia di questa amministrazione e prolungare i danni. In concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale, così come annunciato da giorni sui social network, era attesa la protesta promossa dal comitato Bruchi Vattene, protesta che si aggiunge a quella promossa dai lavoratori della Tercop, che oggi finalmente hanno ottenuto una risposta dal primo cittadino. Da questo punto tranquillizzate, nel momento in cui dovremo prendere una decisione, la misura di una decisione, voi sarete i primi ad essere convocati, a cui comunicheremo una decisione diversa da quella che vi sto dicendo oggi. Grazie. Va bene, grazie. Soddisfatto della risposta? Ovviamente, se non si esprimeva male, come ha affermato il sindaco, noi non stavamo qua oggi. Noi siamo qua perché il sindaco aveva dato un parere negativo al progetto, che era l'unico che può salvare capra e cavoli, come si dice. Oggi dice invece che si era espresso male, quindi siamo contenti di questa, come si dice, di questo cambio, di questa precisazione, diciamo, e quindi siamo, come si dice, siamo in attesa di incontri per chiarire, per approfondire il tutto. In seduta di Consiglio Comunale la protesta annunciata nei giorni scorsi da parte dei cittadini, solo che non è tanto riuscita, ormai si confermano le leoni da tastiera. Sì, noi l'abbiamo lanciato come una goliardata, per ridere, per scherzare. Poi abbiamo visto le adesioni e abbiamo pensato che magari forse era la volta buona che la città si svegliasse, anche perché siamo arrivati a un livello di non malamministrazione, di non amministrazione francamente insopportabile. Secondo me questa maggioranza non c'è più. Continuare ad andare avanti vuol dire lasciare all'abbandono la città più di quello che è. Vedremo, può darsi che mi sbaglio. Io spero per la città, io da cittadino spero sempre che loro amministrino bene. A me non mi interessano colori politici, io da tempo ho smesso di essere un fazioso della politica, uno abbonato ai colori politici. L'importante è che la città vada avanti, cresca, cosa che purtroppo da 10 anni a questa parte non si vede. Visita istituzionale oggi a Chieti per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Sandro Gozzi, per incontrare gli studenti dell'università e parlare di Europa e di formazione nel convegno intitolato Generazione Erasmus al potere. Generazione Erasmus al potere, una riflessione che vuole spronare i giovani studenti italiani ad affrontare la sfida dell'Europa per creare più esperienza e formazione nel proprio percorso universitario, per poi creare nuove storie di successo nella propria terra. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Sandro Gozzi, incontra gli studenti dell'Ateneo di Chieti. Noi vogliamo che i nostri giovani girino l'Europa, girino il mondo, ma che anche abbiano fiducia in un'Italia che deve continuare e tornare a dare delle opportunità. Mi piacerebbe anche che, oltre che fare rientrare dei cervelli dall'estero italiani, venissero anche dei cervelli stranieri in Italia, ed è questo il senso delle riforme che il governo sta facendo e anche della scommessa sulla nuova politica della ricerca. Una visita istituzionale riferita anche al tanto atteso referendum costituzionale di ottobre. Uscire dall'immobilismo, uscire da una democrazia che non funziona, avere una democrazia che decide in tempi rapidi con leggi di qualità migliore, credo che questa sia una riforma che permette all'Italia di tornare a funzionare come gli italiani vogliono e permette al nostro governo e all'Italia di chiedere poi un cambiamento all'Unione Europea, perché se cambiamo l'Italia saremo anche più forti per cambiare un'Europa che va assolutamente migliorata. In tempo di Europa è impossibile non pensare alla situazione di forte perplessità espressa dalla Gran Bretagna. Il Brexit diventa una riflessione che molte nazioni, come la Grecia, avevano già avanzato in precedenza. Nuovi equilibri e soprattutto la possibilità di ripercussioni indirette anche per gli Stati UE. Danni economici io credo che siano limitati per l'Italia.
Credo che la questione sarà una questione politica, nel senso che dovremo subito uscire dallo status quo, perché ci sarebbe un rischio di effetto domino che noi vogliamo assolutamente evitare. Io credo che se il Regno Unito uscisse sarebbe negativo per l'Unione Europea e sarebbe catastrofico per i britannici, e spero che questo sia nella testa e nel cuore di tutti i britannici che andranno a votare. Leggera ripresa nel teramano per quanto riguarda l'occupazione e quanto è emerso durante la giornata dell'economia che si è svolta ieri presso la Camera di Commercio di Teramo. La ripresa economica in Abruzzo rimane un sogno? No, la ripresa economica in Abruzzo e nella provincia di Teramo c'è, solamente che sono segnali ancora troppo fragili, ancora troppo poco consistenti, e il quadro invece di riferimento economico e sociale è un quadro drammatico. La provincia di Teramo ha fatto delle cose strepitose nel passato. Le microimprese, come le formiche portano i chicchi di grano nel granaio, sembra cosa di niente, sembrano cose piccole, e invece negli anni questa laboriosità, questa capacità creativa delle microimprese hanno creato un miracolo nella provincia di Teramo, e abbiamo però eccessivamente mitizzato questo miracolo, non ci siamo accorti di un cambiamento e di una crisi che non è uguale a quelle che hanno preceduto il nostro territorio. È una crisi diversa, io dico quasi sempre le stesse cose, perché sono delle verità, ossia questa crisi è diversa rispetto al passato nella enormità del cambiamento e nella velocità del cambiamento. Ecco, questa è una rivoluzione, quella attuale, di cui noi dobbiamo prendere atto. Anche qui dico le stesse cose, sapendo sapientemente miscelare l'orgoglio delle cose grandi che siamo riusciti a fare nel recente passato, risollevando momenti drammatici dell'economia e della nostra società, quindi orgoglio del passato, umiltà nel riconoscere che noi ci siamo seduti e in questi ultimi 30 anni soprattutto ci siamo rilassati eccessivamente e adesso stiamo pagando il conto. Non abbiamo preso atto per intero, compiutamente, di quello che c'era da fare. Che cosa c'è da fare? C'è da adottare un cambiamento grande. La buona semente. Come cambiano le banche? Questo è il tema del convegno organizzato dalla UIL Abruzzo a Montesilvano con Roberto Telatin della Wilca UIL Nazionale. Come cambia il mondo delle banche? È un periodo difficile anche a livello bancario. In questo convegno oggi a Montesilvano si parla di questo, ma si parla anche del bail-in e di come questo mondo si trasforma. Il mondo bancario si sta trasformando perché sta cambiando anche la società, cambiano le esigenze dei clienti, l'utilizzo della tecnologia cambia la vita di tutti i giorni, quindi anche il sistema bancario si adegua, come è successo per l'industria, per il mondo dei servizi, e ogni cambiamento ha dei problemi. Nel mondo bancario l'elemento fondamentale è la fiducia, il bail-in è un elemento che ha cambiato il rapporto fra cliente e banca. Il rapporto di fiducia deve essere migliorato sicuramente, è compito di tutti coloro che lavorano nel mondo delle banche, dipendenti, manager, gli stessi clienti, lavorare affinché questo elemento di fiducia sia fondamentale. E poi sicuramente cambieranno i modi di operare, cambierà il modo di relazionarsi con la banca, più banca online, forse meno filiali. Credo che bisogna costruire un rapporto, e quindi l'educazione finanziaria di cui spesso si parla è un elemento importante affinché i clienti siano consapevoli e anche gli operatori bancari sappiano che non hanno degli sprovveduti ma delle persone che effettivamente conoscono. Quindi chi più sa, c'è minore possibilità di che succedano ancora situazioni spiacevoli come il bail-in che ha portato a questi grossi problemi in Abruzzo, ad esempio con Carichieti. E ora andiamo all'Aquila. Comitati e associazioni ambientaliste esultano dopo il parere negativo del Consiglio Comunale al progetto di modifica alla viabilità della variante sud del capoluogo.
Nuova importante vittoria dei comitati riuniti, delle associazioni e dei gruppi civici che da mesi si oppongono in modo costruttivo all'ipotesi di tracciato ANAS prescelto quale lotto C di variante sud. Dopo il risultato epocale, unico in Abruzzo ottenuto presso il comitato VIA, che ha indetto l'inchiesta pubblica, i comitati e le associazioni plaudono l'importante risultato ottenuto presso il Consiglio Comunale dell'Aquila, che riunito ieri all'unanimità ha votato la mozione depositata dai consiglieri comunali Perilli e Massocco e sottoscritta da numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione, che in sostanza ribadisce la netta contrarietà a tutte le ipotesi di variante sinora proposte dall'ANAS e promuove venga costruito un reale processo partecipativo che conduca a un'effettiva coprogettazione del tracciato con le comunità locali attraverso metodi codificati di partecipazione. Con questo passaggio si segna un epocale cambio di marcia nelle aule del Consiglio Comunale. I consiglieri di maggioranza e opposizione decidono in sostanza all'unanimità di superare le vecchie logiche dell'emergenza impositiva e contrarie a ogni normativa comunitaria, che richiedono invece per questo genere di opere infrastrutturali così importanti un reale coinvolgimento delle comunità locali attraverso un'attenta valutazione di impatto sociale e ambientale, supportate da una valutazione ambientale strategica che sappia analizzare l'opera calandola nel contesto economico, culturale e sociale specifico dei territori coinvolti dell'intervento, rispondendo realmente attraverso una pianificazione integrata e negoziata ai fabbisogni delle popolazioni locali nel rispetto e nella tutela dell'ambiente e dei siti di interesse archeologico e storico-culturale. I comitati invitano ora il sindaco Ciolenti a rispettare la volontà espressa all'unanimità dal Consiglio, perché questa sia correttamente rappresentata nei prossimi tavoli tecnici con il CIPE, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione e l'ANAS. Più nel dettaglio si chiede che il processo partecipativo sia di fatto regolamentato, come indicato dai protocolli internazionali e prescritto dalle normative vigenti, e guidato da un'attenta valutazione ambientale e sociale, come giustamente sottolineato e messo a verbale durante il dibattito consiliare dal consigliere di maggioranza Enrico Perilli. L'ex amministratore di Teramo Lavoro, la società in house della provincia, accusato di dichiarazione infedele per il mancato versamento dell'IVA durante la gestione della società, il giorno dopo la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, chiama a raccolta la stampa con la richiesta di aiuto. Io ho convocato la stampa per chiedervi aiuto, perché adesso io comincerò a chiedere perché è accaduto tutto questo su di me. Perché ho subito già due processi per accuse basate su accuse diffamanti, infamanti, su cui ho avuto come professionista e imprenditore dei danni enormi e incalcolabili. Vi chiedo aiuto per scoprire, vi chiedo di fare inchiesta, io sono pronto a dare tutta la documentazione possibile su cose su cui non ho parlato prima, perché come ho detto dall'inizio ho profonda fiducia nella giustizia, aspetto prima di chiarire i miei aspetti. Come sapete resta solo una piccolissima cosa, che quella condanna per peculato, anche questa su un'accusa totalmente assurda e bizzarra, soprattutto perché non era nei capi di imputazione del processo. Quindi è un'accusa che è scaturita ex novo dalla sentenza, incomprensibile, per chiarire la quale ci sarà bisogno solo di depositare un documento che abbiamo già depositato. Vi chiedo di fare inchiesta per capire come mai sulle cose di cui io dal 2009, e ne cito due, appena messo piede a Teramo ho segnalato, fatto relazioni e denunciato anche alla Procura della Repubblica, e le cose riguardano due, sono due. Una riguarda le procedure di gestione che la Regione ha fatto tramite le province di tutto il Fondo Sociale Europeo degli ultimi anni, che ha portato, se non lo sapete informatevi, altrimenti vi do tutto io, a decertificare 40 milioni di euro, cioè il totale, non Teramo Lavoro, il totale delle risorse del Fondo Sociale gestite dalle quattro province abruzzesi. Io l'ho detto all'assessore regionale fin dal 2009 e l'ho scritto alla provincia. L'altra cosa riguarda le procedure di avviamento a selezione pubblica gestite dalla provincia, in particolare mi riferisco ai disabili. Voi avete letto di recente, anche voi avete pubblicizzato, soprattutto una revoca di un avviamento, anche secondo me totalmente illegittimo, che si basa purtroppo su un regolamento che la provincia adotta da quasi 10 anni. E nel prossimo servizio parliamo di donazione del sangue in Abruzzo con alcune modifiche, alcune novità illustrate questa mattina. Assessore Paolucci, ci sono novità per quanto riguarda la donazione del sangue nella nostra regione. Cosa cambierà?
Ma intanto purtroppo va registrato sia a livello nazionale che regionale una flessione ed è un momento importante, la giornata mondiale dedicata alla donazione del sangue, per tornare a sottolineare, far percepire e comunicare quanto sia importante. Allo stesso tempo noi oggi come governo regionale lanciamo una serie di iniziative che riguardano un piano della comunicazione triennale solido, un piano della prevenzione, anche questo triennale, che si dota in qualche modo di strumenti innovativi anche significativi per il campo nazionale per quanto riguarda questa regione, e un ulteriore piano, quello strategico, il piano di riqualificazione, ma che insieme coinvolge le quattro ASL, che prevede anche in questo caso una serie di strumenti per arrivare a certi tipi di finalità e soprattutto appunto per incrementare la donazione del sangue con modalità nuove. Direttore, il messaggio è sempre quello, c'è sempre più bisogno di sangue oggi? Assolutamente sì, anche proprio perché dagli ultimi dati recenti che abbiamo elaborato la domanda di sangue in Abruzzo aumenta, quindi vuol dire che la sanità in Abruzzo comunque cresce, con il consumo del sangue si fanno interventi più complessi, quindi c'è ancora più bisogno di sangue e di farmaci plasma derivati, farmaci che vengono prodotti dal plasma umano, quindi anzi in questo settore devo dire che l'Abruzzo è tra le prime regioni in Italia, però abbiamo appunto bisogno di rilanciare questo tema e di rafforzare anche l'organizzazione trasfusionale, perché è da qui che poi nasce la salute dei nostri pazienti. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato lo spazio che ospiterà il primo co-working pubblico della città per il progetto Startup, uno spazio oggi inutilizzato e rigettato, o meglio rigenerato, grazie ad un progetto partecipato. Entro il 2016 sicuramente apriremo il primo coworking pubblico, quindi uno spazio di lavoro condiviso, dove appunto per lavoro condiviso non intendiamo semplicemente uno spazio di uno studio associato dove si affittano scrivanie, ma proprio la possibilità di sprigionare una nuova economia, l'economia della collaborazione, dove attraverso appunto il lavorare assieme nello stesso posto nascano sinergie, collaborazioni e quindi anche una modalità nuova di lavorare. Per questo il Comune di Pescara ha investito e pensa di investire come innovazione sulle politiche attive del lavoro, proprio sull'economia della collaborazione e sul lavoro condiviso. L'evento finale del progetto, che è poi l'inizio dell'avvio dell'innovazione dell'amministrazione, ci sarà venerdì con un grandissimo evento sulla sharing economy e l'economia della condivisione che realizzeremo all'Aurum di Pescara. Verranno le maggiori realtà sia di sharing economy che di coworking di tutta Italia. Cito solo alcune: Coab di Milano, Mille Piani di Roma, piuttosto come una delle più importanti piattaforme di social eating, Gnammo, saranno presenti. Saranno le istituzioni, la giornata è organizzata insieme al Lanci Abruzzo, che ha invitato tutti gli enti locali a partecipare della nostra regione, e alla fine festeggeremo la chiusura del progetto con i 25 giovani promotori territoriali che l'hanno animato per un anno, con un party finale allo stabilimento balneare La Lampara. Sono terminati in anticipo i lavori per l'ampliamento dei marciapiedi sul ponte della Lento a Francavilla al Mare, che così torna transitabile e alleggerisce il traffico sul lungomare cittadino in vista della stagione estiva. I lavori rientrano nell'ambito del progetto regionale A Piedi Sicuri. Al comune taglio il nastro. È stato riaperto al traffico ieri pomeriggio con una quarantina di giorni di anticipo rispetto alla data di conclusione dei lavori fissata per fine luglio, il ponte sul fiume Lento a Francavilla al Mare, chiuso a fine marzo per i lavori di restyling e di ampliamento dei marciapiedi. Un ponte fondamentale per la viabilità del centro città, in una posizione strategica perché sito sulla statale 16 nei pressi delle gallerie della variante ANAS che si collega a Pescara. L'opera, dal costo di 350.000 euro, consentirà ai pedoni di attraversare il fiume in sicurezza. Beh, questo ponte prima non aveva praticamente l'area pedonale, i marciapiedi, quindi le persone per attraversarlo dovevano camminare a ridosso della carreggiata, creando un notevole pericolo per l'incolumità. Era poco illuminato e quindi sono stati creati, è stato allargato il ponte, sono stati creati due comodi marciapiedi da 2 metri l'uno circa, è stata rinnovata completamente l'illuminazione, abbiamo inserito dei nuovi pali con un'illuminazione a LED ed ecco che è stato reso più sicuro. Infatti questo è un progetto A Piedi Sicuri finanziato dalla Regione Abruzzo, che serve a eliminare appunto quelle zone pericolose per i pedoni nella città.
presentato questa mattina dall'assessore Paola Marchegiani il programma dei lavori riguardanti la riserva d'Annunziana a Pescara. Si punta al rilancio del polmone verde cittadino. Assessore Marchegiani, sono partiti i lavori alla riserva d'Annunziana, l'obiettivo è quello di farne un centro visite per i ragazzi delle scuole. Sì, di completare tutti i lavori che fino adesso erano stati fatti già dalla parte ludica con questo finanziamento dell'Europa e devo dire un grazie a tutta la struttura interna del Comune e ai nostri agronomi che sono riusciti a vincere questo progetto europeo di 200.000 euro, di cui appunto 150 saranno proprio per stabilizzare il centro visite nell'interno della bellissima struttura dell'Aurum e quindi finalmente la riserva ha un luogo, ha un contenitore dove tutti i suoi contenuti e tutte le peculiarità vengono ad essere sviluppate ed esaltate. E poi dopo 80 giorni dai lavori che saranno fatti ci sarà nella parte sud dell'Aurum tutta un'intera parete che sarà poi fruibile per tutti i bambini e tutti i visitatori del centro accoglienza e funzionerà nella moderna metodologia del touch, per cui basterà sfiorare questa parete e compariranno tutte le caratteristiche, tutte le specie arboree che fanno parte della riserva, che sono circa 365, quindi c'è una grande ricchezza della nostra riserva come biodiversità. Inoltre nell'interno della riserva quello che adesso è quella casetta in legno che voi conoscete vicino al campo da bocce, lì è una cooperativa che ha vinto questo bando farà corsi di educazione ambientale. Torna a Mutignano di Pineto dal 17 al 19 giugno la Tre giorni di Ish Sole, la manifestazione dedicata ai riti della rinascita del sole organizzata dall'Associazione Culturale Mutignano Eventi. Ish Sole vuole riscoprire le tradizioni del solstizio estivo che animeranno i vicoli del borgo antico. Si parte venerdì 17 dalle ore 20 con le esibizioni dei giovani suonatori di organetto e con canti, suoni e balli del gruppo Li Straccapiazze. E poi ancora sia sabato 18 che domenica 19 a partire dalle ore 18 laboratori di danze tradizionali con la maestra Anna Anconitano. In tutti e tre i giorni stand gastronomici e la mostra mercato di artigianarte presso Piazza San Silvestro. Ed ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di Pescara, nuovo rallentamento nella trattativa tra il Pescara e il Napoli per l'attaccante Gianluca Lapadula. In giornata si registra l'inserimento forte del Sassuolo sull'attaccante biancazzurro, capocannoniere del campionato di Serie B. Resta vigile e fortemente interessata anche la Juventus. La telenovela prosegue ed è probabilmente ancora lontana da una sua soluzione. E di Lapadula ha parlato nel corso di un suo intervento alla trasmissione Tutti Convocati su Radio 24 l'allenatore del Pescara Massimo Oddo, che ha dato anche dei consigli al suo attaccante. Per quanto mi riguarda, io insomma ho sempre detto che il mio sogno era portare questa squadra in Serie A, la squadra della mia città, e il mio secondo sogno è quello di allenarla in Serie A. Ovviamente come tutti gli allenatori, tutti quanti vorrebbero avere delle garanzie, delle certezze. In questo momento credo che l'unica maniera per poter continuare un discorso, per provare a salvarsi in Serie A, è quello di cercare di mantenere i migliori elementi. Sul piatto della bilancia certamente abbiamo messo il fatto che probabilmente potremmo perdere la Padula, però per quanto riguarda tutti gli altri mi piacerebbe mantenerli. Lui viene da due grandissime stagioni, una in C, una in B, adesso si deve confermare in A e per confermarti devi avere le chance di poterti confermare, quindi è indubbio che lui debba scegliere in base a chi ti dà questo tipo di continuità. Certo, nessuno ti garantisce il posto, però ci sono squadre che puntano di più su di te, sono squadre cui ti mettono in concorrenza con altri, sarà una scelta dura, però il consiglio che gli posso dare io è quello di
innanzitutto parlare con l'allenatore che ti ha, che ti vuole avere, perché credo che parlare con l'allenatore ti chiarisce bene le idee. Ma lui è pronto per qualunque palcoscenico in Serie A o c'è ancora bisogno di un po' di lavoro? Anche se non è giovanissimo. No, ma qualitativamente, se noi andiamo a scomporre il ragazzo, lui è un giocatore di alto livello, di alto profilo, non di basso profilo, di medio profilo. È sicuramente la grande squadra. Poi però c'è l'impatto con la Serie A, questo è sempre comunque un punto interrogativo. E auguri anche al tecnico Massimo Oddo, che proprio oggi compie 40 anni. È tutto per questa seconda edizione del TG6, prossima edizione invece alle ore 23 con ulteriori dettagli sull'omicidio avvenuto nel pomeriggio a Giulianova. Grazie per l'attenzione e buona serata.